Qualche giorno fa, cercando un hard disk di fortuna in mezzo ad una vasta gamma di PC ormai in pensione, mi ritrovo per le mani il mio vecchio Asus EEE PC 1001CX. Pensate che avevo pensionato questo computer circa un annetto fa, se non ricordo male, solamente perché l'hard disk aveva deciso di abbandonarmi e quindi decisi che tutto sommato il suo servizio l'aveva reso e lo sollevai quindi dall'incarico. Tuttavia, dopo aver verificato lo stato della batteria e aver constatato che non vi fossero ulteriori malfunzionamenti, ho deciso di renderlo nuovamente operativo, in quanto clinicamente ancora in vita. Preparo quindi una USB con a bordo Slackware 14.2, rimedio un SSD da 60 GB e mi metto subito all'opera.
Una volta montato l'SSD e riassemblato il netbook, passiamo ad installare il sistema operativo, ovvero in questo caso Slackware. Per mostrarvi decentemente il processo di installazione, userò una macchina virtuale avente le stesse capacità hardware del mio Asus EEE PC 1001 CX, ovvero 1 GB di RAM e 60 GB di spazio di archiviazione. Avrei preferito mostrarvi questo passaggio in real hardware, ma purtroppo il risultato non sarebbe stato dei migliori. In ogni caso, ho replicato totalmente il procedimento utilizzato sul mio netbook. Ci tengo a precisare che questo video non va assolutamente inteso come video tutorial, in quanto avrei dovuto fare tutto molto più seriamente. Diciamo che ho voluto solamente condividere con voi le mie gloriose gesta, ma soprattutto dimostrare che un computer con modestissime risorse, come per l'appunto netbook, può avere sempre qualche cartuccia da sparare nel 2020 grazie ad alcune distribuzioni GNU Linux, come per l'appunto Slackware. Se dipendesse da Microsoft e da Apple, ci sarebbero sicuramente molti più computer funzionanti, ma, tra virgolette, obsoleti in discarica, statene certi. Il riciclo prematuro di apparecchiature tecnologiche sempre funzionanti in favore di apparecchiature, sempre tra virgolette, al passo coi tempi, è un fenomeno chiamato obsolescenza programmata. Ed è proprio su questo fenomeno che gira il mercato globale hardware e, pensate un po', in economia aziendale questo fenomeno diventa strategia, in quanto sono proprio le aziende a determinare il ciclo vita dei loro prodotti. Nel 2018 Apple e Samsung sono state multate 10 milioni dall'antitrust, rispettivamente 5 milioni a testa se non sbaglio, per aver rilasciato un aggiornamento che si installava automaticamente sui dispositivi, ovviamente senza il consenso dell'utente, ci mancherebbe altro, e che avrebbe impattato negativamente sulle performance di quest'ultimi, invogliando così la loro utenza a sostituire il loro smartphone con un modello più recente. Rivoltante. In ogni caso, siamo arrivati ormai a termine della procedura guidata di installazione e non mi viene in mente nient'altro di interessante da aggiungere. Vi lascio quindi in compagnia di questo loop chiptune e degli ultimi step di configurazione. Questo è il risultato finale dopo aver, come si dice dalle mie parti, smanzato il sistema operativo. A dire il vero non è esattamente così come lo vedete nel video, poiché sto registrando il desktop del mio EEE PC in sessione remota X11. Alcuni dettagli, come ad esempio i bordi delle finestre, sono diversi. Comunque, in linea di massima, il risultato è grosso modo questo. Sono rimasto piacevolmente colpito dalla leggerezza e dalla flessibilità di Slackware. Gira benissimo su una configurazione hardware così limitata se configurato a dovere. Inoltre, lo sto trovando personalmente molto divertente da amministrare, anche se, comunque sia, ne consiglio l'installazione solamente se si è utenti abbastanza esperti, poiché a livello amministrativo può risultare abbastanza ostico. Detto ciò, torno a smanettare il mio EEE PC.
A risentirci.